Lotti è un'azienda leader nazionale e internazionale nel settore degli accessori metallici personalizzati. Da più di 50 anni i nostri prodotti vengono applicati nel campo della pelletteria, della calzatura e dell'abbigliamento. Per mantenere ed espandere il nostro business, abbiamo deciso di ampliare e chiudere tutto il ciclo produttivo realizzando un impianto per trattamenti galvanici. La progettazione è stata affidata all'ingegner Federico Boragine, in collaborazione con il nostro direttore di stabilimento, Dario Morini. Grazie alla piattaforma EcoStruxure Building si riesce ad avere una visione unitaria dell'impianto, che è in grado di produrre e distribuire calore, energia elettrica ed aria di ventilazione in maniera integrata tra edificio e cicli di produzione. I benefici complessivamente ottenuti sono maggiore sicurezza per gli impianti di produzione, dovuta alla rimozione delle resistenze elettriche all'interno delle vasche e risparmio energetico determinato dalla diversa tecnologia di riscaldamento e dalla sinergia generata fra gli impianti. Un'importante richiesta che nasce dai nostri clienti è quella di tracciare l'intero processo produttivo, compreso quello galvanico. Per questo il nostro fornitore Talfinet ha applicato la soluzione Construction Machine al suo impianto. È sufficiente che l'operatore faccia leggere il telaio e le antenne con tecnologia RFID installate in prossimità delle vasche prima di immergerlo, per fare in modo che il tag fissato su questo venga letto e riconosciuto, così da iniziare la tracciatura dell'intero ciclo. L'intero intervento è stato progettato per sfruttare appieno il Piano Nazionale Industria 4.0 ed altri incentivi previsti dalla legge. In aggiunta, grazie alla collaborazione con Schneider Electric, sono stati realizzati sistemi di misura certificati LEED, rivolti a una completa registrazione dei consumi energetici. Grazie alle soluzioni progettuali adottate, abbiamo inoltre ottenuto benefici in termini di impatto ambientale, con un migliore ciclo di vita dei componenti impiantistici e una riduzione di emissioni di CO2 pari a 25 tonnellate annue.